un'altra puntata dedicata ai 50 film peggiori della storia del cinema. Oggi è la volta di Occhiali Neri di Dario Argento. Roma, l'eclissi oscura il sole in una torrida giornata d'estate. È il presagio del buio che avvolge Diana quando un serial killer la sceglie come preda. La giovane escort, per sfuggire al suo aggressore, va a schiantarsi contro una macchina perdendo la vista. Dallo shock, Diana riemerge decisa a combattere per la sua sopravvivenza, ma non è più sola. A difenderla e a vedere per lei adesso ci sono Nerea, il suo cane lupo tedesco, e il piccolo Cin, sopravvissuto all'incidente. Occhiali Neri è l'indegno ritorno di Dario Argento dietro la macchina da presa, in un giallaccio che vorrebbe rievocare i tempi d'oro di Fenomena del 1985, che sembra girato da incompetenti.